Intanto grazie, grazie a Alberto Giuliani che compongono questa associazione con cui io come qualche altro collega parlamentare abbiamo il piacere, la simpatia di collaborare. E io insisterei proprio sulla parola collaborare piuttosto che su quella più onerosa, se volete, di supervisionare, come qualche volta c'è scritto. È una collaborazione amicale, una collaborazione che nel mio caso cerca di portare i tratti della riflessione geografica e dunque territoriale dentro questioni che sono per carità di grandissimo interesse, di altrettanto grande rilevanza, ma sono anche spesso ammalate di burocrazia in senso ampio. È stato chiaro qui all'ultimo incontro, quello del professor Pierucci, a cui io ho partecipato per un breve tratto, anzi approfitto per scusarmi con tutti voi, ma io tra un'oretta vi dovrò salutare, un po' prima della fine, perché come si direbbe in altre epoche, ubi salus ante Europa Lab cessat, quindi avendo un appuntamento, diciamo così, medico alle 16.30, devo andare via un po' prima. Quel giorno, quando qui c'era Andrea Pierucci, io poi appunto anche in quella circostanza ho detto andare via, non potete ascoltare fino alla fine, però poi Andrea mi richiamò dicendo che fai, te ne vai, e io allora, siccome c'era in quel momento un certo discorso in corso, mi venne di dire questo, che, e quindi riparto adesso da qui con le riflessioni che vi rilancio, e cioè che le grandi famiglie meridionali, spesso indicate come malavitose, e le grandi famiglie settentrionali, altrettanto spesso indicate come operose, sono accomunate da una cosa, sicuramente, che è la capacità reale di segnare in maniera forte il proprio. E dico segnare, non dico controllare, non dico governare, dico segnare, dare un segno, un timbro territoriale molto esplicito, che poi consente, permette di leggere meglio l'evoluzione delle cose. Siccome il nostro approccio, quello geografico, è questo, no? Utilizza la ratio territoriale per cercare di comprendere le cosiddette permanenze, ma soprattutto i cosiddetti changement nell'evoluzione sociale degli spazi, io credo che questo tipo di attori, anche questo tipo di attori, ma proprio visti, letti, per così dire, così, nelle loro storie, nelle loro biografie sociali, sono da tenere presente. Perché? Per quale motivo? Per un motivo molto, molto concreto, molto semplice a tirar fuori dal cilindro: le risorse che arrivano. E noi, per carità, professore, qui siamo discreti, no? Però abbiamo così un'idea dei ricordi. Noi sappiamo che dopo il 23 novembre 1980 tante cose sono cambiate nella nostra società in una maniera esplosiva, grazie al fatto che sono arrivate risorse sconfinate che hanno preso tante strade. Siccome sono partito, come per così dire, dal basso, da un bottom up operoso, malavitoso, vedete voi,
guardiamo anche, perdonate, un aspetto istituzionale, no? Top down, chiamiamolo pure così, che è l'interazione che occorre, secondo me, sviluppare sempre di più in quei termini collaborativi che dicevo all'inizio, fra i centri, fra le energie che si spendono sull'Europa e sulla regione euro-mediterranea. E quindi vi ricordo, lo conoscete, ma ve lo segnalo una volta di più, questo nostro centro studi sull'Europa contemporanea, questo CESE, che è operativo da un annetto presso il nostro Ateneo, che è coordinato e diretto da Paolo Pascani, uno dei fondatori, no, della Facoltà di Scienze Politiche e Orientali, che è un crocevia d'Ateneo, non è un centro che fa capo solo alle scienze politiche e sociali, dove da una netta a questa parte un po' di noi, che siamo abbastanza, perché siamo almeno una quarantina di docenti coinvolti, proviamo a tenere in piedi una riflessione, un dibattito su questo spazio Europa che continua ad animare il resto degli spazi del mondo in forme costantemente inedite, anche quando sembra soffiare solo il vento della crisi, che poi non sarà mai male ricordare che non ha avuto però inizio qui. E non ha avuto effetti diretti sulla rivoluzione. Terza riflessione, terza pista, no? A cui guardare quando si guarda, quando si cerca di guardare in maniera ampia al mondo euro-mediterraneo, è stata evocata nella relazione di Roberto prima. La mobilità erasmina, no? La chiamo così, che è diventata veramente qualcosa di significativo e finalmente anche visibile in maniera diffusa nello spazio europeo. Rievocando l'epoca dei pischelli, io ero lì quando si faceva il primo PIC, programma di azione comunitario, no, perché si è peggiorato. E là era veramente una partita per due giocatori. Io seguo l'Erasmus orientale ormai da una decina d'anni, comunque mi sono. Tra un po' saranno migliaia, voglio dire, veramente si va a centinaia, e io sono certo che queste generazioni qualche cosa produrranno davvero nei prossimi tempi, in termini di, come direbbe Jacques Lévy, europeanity. Un anno fa, a cavallo di Natale, no? Un po' prima, un po' dopo, Roberto ci ha ricordato le date, io proposi una relazione, diciamo, un approfondimento che era basato su due linee principali. Chi c'era sicuramente le ricorderà, ma hai visto mai, e soprattutto per chi non c'era, le ripropongo qui. La prima di queste linee di riflessioni muoveva soprattutto dai lavori di Jacques Lévy, che è un geografo francese attualmente in servizio però in Svizzera, Lugano, che è uno dei massimi esponenti della nostra disciplina attuale, e lui adotta la regola geopolitica per interpretare gli spazi macro-regionali e legge il bacino del Mediterraneo innanzitutto come un muro divisorio. Lévy scrive, vi ricordo la citazione dell'anno scorso: occorre prendere sul serio l'apparente banalità di nozione di contatto. Contatto sì, può voler dire scambio, ma anche giusta posizione costruttiva, o anche semplicemente ignoranza reciproca. Le popolazioni dell'area mediterranea hanno sofferto fino ad oggi l'incapacità delle loro società di riconoscere
questo male innanzitutto come un muro divisorio. E qui viene la bella frase che uso spesso ai corsi e non solo: il Mediterraneo non possiede un potere magico di rendere Europa ciò che non è Europa. E l'unità della componente mediterranea dell'Europa deve essere fortemente relativizzata. L'unità della componente mediterranea dell'Europa, cioè quando noi guardiamo ai paesi europei che contribuiscono a comporre lo scenario mediterraneo, dobbiamo ricordarci che anche dentro questa componente, cioè quella europea, cioè quella forte, esistono profondi divari, profonde differenze. Ancora una volta, ma non siamo assolutamente complici con Roberto, lui ha mandato in onda quella tabella dove ha confrontato, no, i divari di ricchezza territoriale all'interno delle regioni europee dei paesi forti. Quindi avete visto comunque un gap non piccolo tra la Baviera e Chemnitz tedesco, 40.000, 20.000 euro di PIL. Quindi attenzione, lo dico a voi e lo dico a me che insegno geografia politica del Mediterraneo, ma aspiro ad insegnare ufficialmente una cosa che si chiama geografia della regione euro-mediterranea, togliendo il politico e dando invece più spazio al quadro territoriale di riferimento. Di fronte abbiamo uno spazio vasto, esteso, che ha una sua comunque componente origine naturale, una frattura, no? Una gran frattura geologica, che ospita soprattutto elementi di diversità, avendo però dei fili rossi che li tengono insieme. La seconda pista che indicavo un anno fa, invece, guarda al Mediterraneo come canonicamente lo spazio degli scambi commerciali e adotta quelle forme territoriali che più caratterizzano questo spazio quando questi spazi si leggono in termini commerciali, cioè le città che, come diceva il mai troppo poco citato Fernand Braudel, lungo il Mediterraneo si tengono tutte per mano. Quando dico il canone commerciale dell'area mediterranea, no? Intendo ricordarvi che per questo aspetto siamo tutti eredi dei Fenici, che si muovevano dalle coste del Libano meridionale e andavano serenamente ben oltre il canale di Sicilia e portavano i prodotti della valle mesopotamica, commercianti, fondatori di empori, Tartus in Sardegna, per chi ne vuole avere una percezione anche abbastanza chiara, qui a due passi da noi, che hanno sicuramente aperto questa strada. Perché le città, e concludevo allora, sono un tratto forte della mediterraneità, del mondo mediterraneo? Ma perché in un certo senso, se abbiamo in testa stabilmente un'idea e una pratica urbana, è perché è nata qui. 40 secoli fa la civiltà urbana globale, non solo quella dell'area mediterranea, prendeva le mosse proprio dalla riva sud. C'era una città che si chiamava Menfi e oggi c'è una piramide nera che la ricorda, e stava lì in prossimità del delta del Nilo e insomma dalla riva egiziana del Mediterraneo che ha preso forma la traiettoria urbana, la traiettoria cittadina. 40 secoli fa.
Oggi, per carità, queste due riflessioni, queste due strade non vedo nessun motivo per modificarle, come direbbe un grande filosofo dell'epoca contemporanea, Jovanotti, i miei difetti sono tutti intatti. E quindi le lasciamo lì come stanno, come stavano. Però è chiaro che è giusto guardare ad una regola geoeconomica piuttosto che a quella geopolitica, anche se dobbiamo confessare ancora qui con sincerità che io, come altri geografi, tendiamo comunque a leggere anche la mossa geoeconomica dentro una logica geopolitica nella scena, sullo scenario mediterraneo. E lo facciamo in virtù di che cosa? In virtù di una modalità che si chiama geograficità. Che cos'è la geograficità? Innanzitutto non è patrimonio della geografia, mettiamola così, non abbiamo il copyright nei geografi della geograficità, perché? La geograficità è la dimensione spaziale del sociale, è il modo in cui le società sono spaziali ed è costituita, la geograficità, dall'insieme delle relazioni che hanno luogo tra le diverse società sul piano spaziale. Dunque, perché sia tale, perché esista, perché possiamo attingere a questa modalità, di che cosa c'è bisogno? C'è bisogno di una cosa che Lévy ci dice è il fondamento dello spazio, e questa cosa si chiama distanza. Distanza. La distanza è il fondamento dello spazio. Banalità, se ci pensiamo un attimo, ma da qui discende tutto il resto poi di pratiche, comportamenti, eccetera. E adesso dovrei dire due parole conclusive, o avviarmi naturalmente verso la conclusione, su questa politica mediterranea dell'Europa, come la possiamo così un po' interpretare e guardare alla luce di tutto ciò che vi ho detto. Però prima, siccome io sono di fondo un geografo dell'Ottocento, vi beccate due riflessioni di un vero geografo dell'Ottocento. Nel 1801, esattamente, lui si chiamava Wolfgang Guthrie, ma anche Guillem Guthrie, perché poi è di quelli che stavano tra l'Alsazia, la Lorena, la Baden-Württemberg. E questo signore scrive nel 1801, o meglio, pubblica nel 1801 una nuova geografia universale. No? Nuova geografia, nel 1801, in quel momento era nuova, ma anche noi stiamo facendo cose che, no? Nel 2101 saranno proprio vecchie. Beh, Guthrie, dicevo, buonasera. Buonasera. Scrive insieme con almeno altri 14 collaboratori e quindi scrive una geografia compilata da una società di geografi, di viaggiatori francesi e di altre nazioni. Scrive di tanti stati o di spazi che stanno diventando, che assumono, che ambiscono a una configurazione spaziale. Però poi va dentro, scende alla scala cittadina. E allora le due considerazioni brevi che vi leggo, ma ve le leggo perché io non credo affatto che queste considerazioni siano fissate lì per sempre, anzi, stanno lì per essere poi recuperate naturalmente nelle forme della nostra contemporaneità, riguardano Napoli e riguardano le donne tedesche. Di Napoli questi geografi scrivono, tra le tante cose. Si contano in Napoli 350.000 abitanti, tra i quali vi sono 30.000 lazzaroni circa. Questi lazzaroni sono gente che non ha casa, passano la giornata a gridare nelle strade, cercando di eseguire commissioni e di far servizi faticosi.
Nelle notti d'estate dormono sotto i portici delle pubbliche piazze, in quelle d'inverno si ricoverano nelle grotte del bosco di Capodimonte, ove si ammucchiano come pecore. Delle donne tedesche. Generalmente viene l'abbigliamento delle tedesche poco d'originale, per lo più niente di gusto. Anche il loro contegno negletto fa loro molto svantaggio. Non pensate ai capi di Stato attuali, ma bisogna rendere loro giustizia, che non si imbellettano quanto le francesi. E le francofortesi e le berlinesi sono quelle che possono più di tutte le altre aspirare al titolo di eleganti. Ecco, ragazzi, queste sono due, insomma, poche frasi, due frasi, due brani di un tomo che, se andate a San Mauro Cilento nella biblioteca comunale, solo primo tomo è altro così. Dovete invece leggere per bene, avete il tempo. Però quando oggi noi diciamo, usando i geografi e gli studiosi del nostro tempo, che la geografia è appunto una scienza sociale che ha per oggetto la dimensione spaziale e lo spazio abitato, non diciamo cose che i nostri, gli studiosi di altre epoche, non sapessero. Certamente erano strumenti un pochino meno sofisticati, ma chi aveva la capacità di osservare lo spazio e quindi la sua componente sociale ne ricavava sicuramente delle considerazioni pertinenti e sottili. Io qua mi limito a ricordarvi che Totò ci ha detto una volta che Napoli è l'unica città del mondo dove c'è gente che vive senza avere una vita. E Totò questa cosa l'ha detta negli anni 60. Io mi sentirei di dirla 50 anni dopo. E non scherzo quando penso che è l'unica, cioè senza avere una lira significa senza avere una lira, non è che tieni un euro in tasca, no, non ce l'ha, te lo vivi. E invece a Napoli questo succede ancora, e eredi di quei 30.000 lazzaroni di cui parlava prima. Allora, battute finali, anche perché siccome andrò via un po' prima, so che poi sarete presi da una isterica voglia di dibattito e invece io non me la potrò soddisfare. E questa politica mediterranea dell'Europa ha una sua ufficialissima data di battesimo, che è Barcellona 1995. Chi è che non lo sa? Questo lo sa tutti, no? Barcellona 1995. Poi c'è il bilancio negativo critico del 2005, però c'è una cosa che secondo me non è stata ancora fatta tanto e forse bisognerebbe cominciare a farla. Almeno io non l'ho vista troppo praticata, ma capisco anche che per noi studiosi poi è sempre un po'. Bisogna essere, diciamo così, un po' coraggiosi e un po' incoscienti a sbilanciarsi su certe cose. E cioè, c'è una qualche relazione tra il processo di Barcellona e le sue criticità, i suoi fallimenti e le cosiddette primavere arabe? Oggi di questi tempi siamo all'anno terzo delle primavere arabe, no? 3 anni fa c'è quel ragazzo tunisino laureato fruttivendolo che si dà fuoco e dà l'inizio. L'anno scorso io vi leggevo dei brani da un blog mediterraneo di alcuni giornali nazionali ed europei dove si facevano delle ipotesi sugli sviluppi di queste Arab Springs. E però c'è molta cautela, non è che si dica più di tanto, perché sembrava, poi invece non si sa. Si sa una cosa, che i divari di sviluppo fra le due rive, le cosiddette due rive nord e sud, ma non sono solo due le rive, sono molto forti, e i divari di sviluppo sono testimoniati da quelle differenze di reddito che prima per l'Europa ci faceva vedere Roberto. Ma guardiamole proprio molto sinteticamente ad oggi, no? Allora, diciamo che nell'Europa forte, nell'Europa mediterranea forte, nel centro
dell'Europa mediterranea forte, anche se poi gli stati mediterranei dell'Europa sono tutti più o meno in crisi, dalla Spagna, Portogallo, l'Italia fino alla Grecia, come sappiamo, però mediamente, no? Noi possiamo dire che c'è un PIL pro capite sui $30,000 all'anno, un po' di più, un po' di meno, basta. Quando andiamo sulla riva sud, sulla fronte magrebina, sulla riva medio orientale, ma anche quando andiamo sul cosiddetto ponte balcanico anatolico, e cioè guardiamo poi i numeri, le cifre dei paesi che compongono queste sottoarticolazioni mediterranee, siamo sotto i 10.000 dollari. Anche la Serbia sta sotto i 10.000 dollari, anche la Turchia sta sotto i 10.000 dollari. E sono grandi paesi, hanno una storia grossa. E allora qua, se questo divario economico non viene affrontato con la durezza e la determinazione che necessita, beh, è inutile che pensiamo che certi fenomeni valga per tutti, citare una volta di più i movimenti migratori dal sud, possa terminare. Il dato demografico, e concludo. Fra la metà di questo secolo, ormai le proiezioni demografiche si sono assestate, non c'è più quell'idea del boom che si ventilava negli anni 70-80, saremo intorno ai 600 milioni di mediterranei e saremo più o meno ben distribuiti, equamente distribuiti tra il sud e il nord, tra le rive mediterranee e le rive settentrionali. E allora, andiamo verso politiche di riequilibrio che assomiglino, che evochino, per così dire, i piani Marshall post-bellici, lo diceva anche Amos Oz in un'intervista famosa di qualche anno fa, lo scrittore israeliano, oppure niente, pure è chiaro che questa bolla esplode, per forza di cose, perché appunto a Napoli si vive senza avere una riga in tasca, ma solo a Napoli. Vi ringrazio dell'attenzione. Thank you.